Ora si paga quello, lo sa? Ah, si paga qui. L'ha pagato la busta, il sacchetto del pesce, l'ha pagato 2 centesimi oggi. Ah, vedi? E come facciamo? E quello per forza. Mi sembra un po' esagerato, insomma, no, non mi sembra giusto. Vabbè, ma visto che è una busta che serve per ecologia, non ho capito perché la dobbiamo pagare noi, insomma, mi sembra un po'. Paghiamo tanto di mondezza, di indifferenziata, laviamo i bidoni, laviamo i confezioni, buste paghiamo, se non bastano le dobbiamo comprare. In più pure queste, non lo so, la pelle. Serve... Hanno detto al supermercato. Ah, l'hanno avvertito al supermercato, sì. Che si pagavano? Sì. Non lo sapeva. L'avevo sentito, ma non avevo capito che cominciava da oggi. Perché queste uno si organizza, ma con quelle piccoline per prendere i due limoni piuttosto che le 4 arance, ma come andiamo in giro qui? Si pagano qua le buste dell'umido? 2 centesimi. Ah, ok. Ti pagano? Oggi ancora no, qui da noi. Questi ci sono già da parecchi giorni, però oggi qui ancora non si pagano. Perché sono ancora, dovete ancora smaltire queste? Le abbiamo già smaltite, queste sono nuove, però ancora il principale sta un attimo... decidendo quanti farli pagare. Comunque per oggi prenda quello che vuoi. Questa la pago, di busta? No, noi ancora non è fatta da noi. Ah, perché ho un altro, sono andata a far spesa... 3,78. Però non è arrivata l'anno. A noi ancora qua. Però no. Il minimo legislativo è stato messo, poi penso che tutti quanti mettono. Uno non può scegliere di non farli pagare. Ma perché prima non li pagavo quelli di plastica, adesso quelli biodegradabili li devo pagare? Evidentemente c'è un consumo a monte che un costo che non si può non sostenere. Lei avrebbe scelto di non farli pagare? Io per Pieto Vivere sì, io li attribuirei ai costi d'esercizio. Ma quanto costa un supermercato un sacchetto? 11 centesimi qualcosa compresa IVA. Anche quelli della frutta che sono piccoli? No, quelli della frutta costano intorno a quel prezzo là, 2 centesimi. Poi c'è l'IVA. Siete costretti a farli pagare? Sì, c'è proprio la... Anzi, adesso lei mi sta incuriosendo ulteriormente, devo andare su internet a vedere questo decreto legge, che numero è e che cosa dice. Perché voi vi hanno detto dal 1 gennaio dovete farle pagare, sono obbligatorie, sì, quelle biodegradabili, però poi non è che sapete effettivamente perché, per come... Esatto. Il perché è stata fatta, emanato questo decreto legge? Non lo so. Da quello che so io, praticamente hanno messo questo obbligo proprio per diciamo per cercare di non far consumare le buste, però non cambia niente. Dice il costo effettivo dovrebbe essere 3 centesimi, però per andare, c'era per noi, non dovevamo nemmeno far pagare. Però bisogna pagare. Se fermano un cliente che il controllo uno scontrino, non è stato battuto la busta di plastica, ci fanno dai 5.000 ai 20.000 euro. Già era compreso magari nel prezzo di vendita, comprendi anche quel costo, perché magari invece che vendere a 1,48 vendi a 1,49 al chilo. Già c'avevi. Già era compreso in quello. Però